11 edizioni di suoni. Presentato presso l'ufficio del sindaco il programma del Festival Etno Jazz di Castrovillari, curato fin dalla sua prima edizione da Sasà Calabrese e Gerardo Bonifati. 9 giorni di eventi dal 23 al 31 luglio che risuoneranno tra il chiostro del protoconvento francescano ed il castello aragonese. Dopo i successi delle scorse edizioni torna Estadanza, corsi di musica e danza popolare coordinati dal professor Pino Gala, antropologo ed etno-coreologo fondatore dell'associazione Taranta, che saranno accessibili a tutti. La novità più importante di questa 11ª edizione sarà l'organizzazione di un collettivo orchestrale di 40 elementi, tra artisti autoctoni e non, che incroceranno fiati e corde per la realizzazione della Castrovillari Suoni Orchestra, una fioriera di musicisti che potrà essere, si spera, trampolino di lancio per successive realizzazioni musicali. Gli artisti provenienti dai conservatori di Cosenza e Trapani e dall'orchestra stabile del Teatro Rendano di Cosenza saranno guidati da Jeff Wesley, fine arrangiatore di fama mondiale, di artisti come Lucio Battisti, Renato Zero e Claudio Baglioni. Investire in cultura è uno degli obiettivi di questa amministrazione per Mimmo Lopolito, che si è detto orgoglioso del fermento artistico in crescita di Castrovillari. La novità dell'11ª edizione è la realizzazione di un'orchestra, la cosiddetta Castrovillari Suoni Orchestra, quindi abbiamo dato proprio il nome della città, dove ci saranno più di 40 musicisti della zona, quindi tutti del sud, e diretti magistralmente da una grandissima figura, una figura di rilievo internazionale che è Jeff Wesley. Un programma ricco che ospiterà tra gli altri Pilar, voce cristallina del panorama italiano, Mimmo Cavallaro e tanti altri. Ci sarà da svegliarsi presto per poter farsi cullare da I Suoni dell'Alba, concerto dedicato al maestro Luigi Levoci che si terrà presso l'Arena Aragonese, parcheggio ai piedi del castello cittadino mai utilizzato, nell'attesa tra le note del sorgere del sole.